Bentornati sul canale di Axios00, bentornati a un nuovo episodio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Io ho cucinato qualcosina per avere un po' più cibo. Ora, cuori ragazzi, cuori principalmente. Nuts, rinunciamo a esplorare questa grotta. Se ne sono aperte moltissime in seguito al cataclisma, andiamo a cercarne un'altra. Meg, qui dentro ci sono troppe creature che non ho mai visto prima, a essere onesta. Vorrei andare via il prima possibile. Ah, tra l'altro, grazie ragazzi per avermi spiegato un po' come funzionano le mani e come funziona lo spettro di Ganon. È che, come l'altra volta, io anche stavolta non ho quasi più frecce, quindi è un problema. Non possiamo rinunciare così facilmente. Dobbiamo raccogliere almeno qualche lucentino. Non ne abbiamo ancora neanche uno, e lo sai che si trovano solo nelle grotte. Abbiamo fatto così tanta strada per venire qui, getterò la spugna solo quando ne avrò 10. Dai, per favore. Che è uno di quelli che ho messo sulla lancia, che avete visto nello scorso episodio. E non fanno niente come luminosità. Veramente niente. Tra l'altro ho provato a farmi una pozione di luce, forse l'avete visto 2 episodi fa. E anche quella non fa un ciufolo. Si vede un tubo nel sottosuolo. Che? Vai a raccogliere da sola, Nuts. Non fare così, dai, andiamo insieme. Questo profumino delizioso, accompagnato da una luce debole. Ma tu hai degli esemplari di lucentino? Sì, guarda, sì, ne ho una quarantina, quindi prego. Grazie, non mi piace avere debiti, quindi eccoti qualcosa in cambio. Ottimo, stufato rosso di funghi picca picca, 5 minuti e mezzo di difesa dal freddo e 4 cuori riempiti. Aiuta a sopportare il freddo, un piatto di funghi sobbolliti con pomodorini dall'alto contenuto di fibre. Grazie mille, adesso non dovremo andare a cercarli in quella grotta. Comunque, è incredibile come tu abbia così tanti esemplari di lucentino, dato che si trovano solo nelle grotte. Incredibile, finalmente qualcun altro che capisce bene l'importanza delle grotte. Sono piene di tesori e di così tante cose meravigliose che non si possono trovare altrove. Depositi di minerali e gemme, semi luminosi per guidarti nel buio e ovviamente anche lucentini. Ah, se hai così tanti lucentini nella borsa, non sarà che... Ah, Nuts, avrà trovato quello? Anch'io ho pensato a quello, ma non è possibile. No. Sì, proprio non può essere. Scusa, non possiamo parlare di quello ad altre persone. È un segreto tra sorelle. Però, se ci incontrassimo di nuovo, sarebbe per mano del destino. In quel caso, non potremmo dirglielo. Caspita, Nuts, questo ragazzo ti piace proprio. Non dire sciocchezze, voglio solo ringraziarlo per il favore. Siamo alla ricerca di qualcosa qui nelle terre di Hebra. Abbiamo esplorato quasi tutta la regione a sud e adesso stiamo per dirigerci a nord. Se mai ci incontreremo ancora, ti diremo qual è il nostro segreto. Ci vediamo, forse. Forza, Meg, andiamo. Ciao. Chissà di che fungo stavano parlando. La grotta dei lucentini, ok. Beh, già che ci sono, io una sguardatina gliela darei, no? Anche perché io cercavo proprio questi... Principalmente ci sono venuto per questi, ragazzi. Semiluminosi. Fondamentali, fondamentali. Ora, non è che ci sono qualche sasso qui? No, neanche uno. Sul serio. Sì, eccolo qui. Ok. E almeno lo metto su qualche arma pesante e ritorniamo a fare distruzione totale. Perché un ramo? Che era buono, però quel ramo, l'avete visto? Era buono, quel ramo. Però anche no. Non ho davvero una clava di qualcosa di grosso? Cioè, questo va tolto, obiettivamente. Non ci serve a niente. Ok. Piuttosto... E questo ci serve davvero. Bene. Ah, ok. Mi sento meglio. Ci sono anche... devo riprendere quel ramo. Evidentemente a Link piace quel rametto, quindi ce lo portiamo dietro finché possiamo. Che ci devo fare, ragazzi? Che ci devo fare? Ok, pietra focaia e 2 ambre. Benissimo. In effetti i materiali sono parecchi qui, proprio tanti. What? Non sbagliare. Grande Ale. Grande Ale. Ale, cambia arma, veloce, rapido, rapido, fulmineo, fulmineo. Grandi così. Bravo, Ale. Ottimo. Grande Link. C'è anche un bel fiore bomba.
Così almeno non ci sono problemi. Nel caso succeda qualcosa di brutto, il trivellone non ci serve. Però questa roba qui di Obroblin, sì. Sono carini comunque gli Obroblin. Hanno fatto bene a metterli. Ci stanno bene in questa ambientazione. Quelli no. Quelli invece non mi piacciono per niente. Vieni. Ok, andato. Sono esaurimento frecce, eh. Sì, Don, grazie, ma volevo la gastrolite. Comunque va bene. Scudo della brezza. Uno scudo prediletto dai guerrieri rito. La forma è studiata per permettere un uso agevole nel volo e nei combattimenti aerei. What? A parte che questo è dell'Alleanza Ribelle di Star Wars. E qui, ok, abbiamo lo scudo dell'Alleanza Ribelle. Ma, da qui, da ora in avanti, questo sarà il ribattezzato scudo dell'Alleanza Ribelle, ragazzi. Mi dispiace, ma è così. Ma, cioè, parliamone. Lo posso usare in volo? Non è male, questa cosa. È utilissima. Quante frecce ho? No. Non così! Non lo volevo sprecare così! Annullare rimane sempre un problema. Comunque, questo volevo fare. Dovrebbe prendere fuoco un po' tutto, penso. Bene. Prendiamo quei lucentini. Scusate, quei semiluminosi. E proviamo a salire. Preso, Link, non cadere! Non cadere! Ok, preso, preso. Va bene, preso. Emblema di Rospettro. Ok. Tra l'altro mi avevate detto degli emblemi di Rospettro. Non vi preoccupate perché me ne avevano già parlato degli emblemi di Rospettro. Quindi... cioè, so che si possono scambiare da qualcuno. Ancora non so bene da chi, ma si possono scambiare. Quindi lo troveremo, presumo. Non lo so. Forse al villaggio da capo, forse alle terre di Ebra. Non lo so, ma lo troveremo, non vi preoccupate. So che esiste la persona con cui si scambiano gli emblemi dello spettro. E non vedo l'ora di vedere per cosa li potremmo scambiare. Ti vuoi bruciare? Ok. Se no ti do una mano col fiore bomba, Allora. Andiamo subito sulle cose pesanti. No. Attacco più al freddo. Bello, però. Bella però questa. Assomiglia un po' all'armatura, quella del miasma, quella dell'oscurità, però celeste questa, è blu. Si dice fosse anticamente usata per dei rituali. È fatta di un tessuto refrigerante e in ambienti con basse temperature è in grado di generare attacchi raggelanti. In che senso? Attacco al freddo, la difesa al freddo, però mica me l'ha cambiata, no? Vedete, è un po' simile. No, non è vero, non ci assomiglia per niente. Ritiro tutto quello che ho detto. Però è bella. È forse una delle nuove tuniche preferite che ho. Ah. C'è un tesoro sotto. Forse ci si manca da qui però, no? Ah, ma è lo scrigno quello di prima. Quindi lo potevamo vedere da sotto, in teoria. Forte questa. Questa è stata una figata. Ho ripreso la freccia. Grazie. Grazie. La mia unica, sola, soletta freccia. Grazie. Gentilissimo gioco. Grazie. Ah. Ok, penso che possiamo andarcene, sapete? Quindi, ascensor, quello! Allora, saliamo. Penso che potremmo andarcene passando. S-
stai facendo fare delle figure Link barbine. Ok. No, visto che qui ancora gira e rigira, non avevo preso questi oggetti. Sapete com'è? Sono lumiserite, però è sempre qualcosa. Ok, usciamo di qui. Ora, perché sono uscito da qui dentro? Perché presumo di andare sopra alle montagne. E invece presumo di... Perché ovviamente io speravo di andare lassù. E col cavolo che ci andiamo lassù. Però è tornato il caldo. Non c'è più freddo qui. Li ho visti, gli altri caldoperoni, ma... Ora come ora interessava salire. Ok. Vabbè, proviamo, vediamo un po' se ce la facciamo con l'ascensus. No, è troppo alto. E non ho niente per arrivare lassù. Non credo di poterlo usare mentre siamo in scalata. Esatto. E non credo di poterlo usare neanche mentre siamo in caduta libera. Esatto. Ok, quindi come ci si arriva lassù? Cioè, ok, ho le mongolfiere, eccetera, va bene, sì, lo so, ragazzi, ma senza usare quella roba. Sacrario di Oromu Waka. Questo mi ricorda tanto un sacrario che era vicino ai Monti Gemelli in Breath of the Wild. Ma proprio me lo ricorda tantissimo, eh. Ma magari se brucio tutto qui poi... Sì, che funziona! Cavoli! Dai, Link! Pronto, Link? Vai! E col cavolo che ci si va. Ottimo, perfetto. Preso pieno, ma non ci si arriva. Palesemente non ci si arriva. Provo con questi. Ma non secondo me non va. Semplicemente non va. Ci riprovo, Allora, abbiamo 22, quindi va, lo possiamo fare. Saltiamo da qui. Dai! Ah, non c'è ancora il vento. No, non me l'ha messo proprio il vento. Perché qui non l'ha fatto? Vabbè, lasciamo stare. Ci andremo poi. Ci andremo poi un'altra volta. L'importante è aver fatto almeno questo. Ok. D'accordo. Entriamo. Lasciamo stare. Lasciamo perdere. È una battaglia? Sembrava una sorta di battaglia. Guardate, siamo vicini. C'è la strada qui. Non devo neanche scorciare allora. Basta seguire la strada che c'è qui sotto. Cavolo, ottimo. Siamo nel punto giusto, allora. Dopo il sacrario arriviamo là. Ma, ascesa prorompente. Sacrario di Oromu Waka. Mi volete dire che mi vuole spiegare come fare le cose? Ah, ok. Ok, abbiamo visto qualche episodio fa come funziona coi razzi. Bene, benissimo. C'è un problema. Io devo mandarci il razzo, non devo arrivarci io, giusto? No, non posso correre. Link. Bene. Allora, se io lo metto tipo... Ui. Immaginavo che si sarebbe girato dalla parte opposta. Ottimo, perfetto. Va bene anche qui. Quindi... Anzi... Visto che ce l'ho e che mi serve a niente. Bellissimo. Dai, ma è bellissimo. È bellissimo, è bellissimo. Però a questo punto voglio fare una cosa. Compositor. Ma sì, ragazzi. Allora, vediamo un po', qui che cosa dobbiamo fare. Devo far andare su quello. E... Ho appena... preso il razzo che mi serviva e l'ho messo qui? Vedo più carrelli, ma non vedo...
Vedo solo carrelli e io devo andare lassù. Ok, prendo una turbina. Ma non credo di poterlo fare, sapete? Posso? No, infatti. Quindi? Ci arriviamo lassù senza il carrello? Ma io ci provo, Mamma mia. Mamma mia. Sarebbe stato da prendere il razzo e metterlo al carrello dalla parte dietro. Questo è quello che voleva il gioco. Però ormai l'avevo inserito su scudo e quindi non è che potevo fare altrimenti. Ok, questo sarà epico. Questo sarà epico, ragazzi. Questo sarà epico. Molto epico. Allora, si potrebbe fare come ho fatto prima. Ok, col razzo arriviamo molto in alto e poi andiamo in là con la paravela. Ma... ma tutto questo sarà di un'epicità storica. Quindi o voliamo di sotto, il che è probabile, o se no sarà estremamente divertente. E per estremamente divertente intendo estremamente divertente. Ne lascio uno per sicurezza. Le cose andassero male, almeno adopriamo l'altro. Ok. Dovrebbe andare bene. Alla fine è spinta. Alla fine è spinta. Quindi mettiti pure qui. Perfetto. Saliamo sopra. Non potrà mai finire male sta cosa. No! Ma come? L'ho messo al contrario! Oddio mio, quanto sono cretino. L'ho messo al contrario. Ah, ok, mi ha ridato i razzi. Perfetto. Ho pensato come fosse una turbina. L'ho pensata come fosse una turbina e che quindi lo stesse spingendo. Ale. Allora, quelli vanno messi davanti, non dietro. Davanti, Ale. Davanti. Benissimo. Allora, riproviamo. Perfetto. A sto punto se me li dai tutti mi diverto. E che cavolo. Se tanto me li ridai. Chi sono io? Per non usarli tutti. Ok. Così funziona. Vabbè. Secondo me va a finire malissimo. Mamma mia. Fermo. Che spettacolo. Che spettacolo che è questa cosa. Mamma mia, che spettacolo. Avrei dovuto uscire con un razzo. Avrei dovuto mettermene uno su scudo e lasciarlo su scudo. Per il semplice motivo che grazie a quello avremmo potuto arrivare là sopra. E io ora non ne ho. Maledizione. Che spettacolo risacrario che è questo. Qui in pratica ti spiega come usare i razzi. Ti fa vedere i vari usi dei razzi. Bellissimo. Ho anche pensato che quella, se non c'è l'ingresso da sopra a quella zona con la statua incastrata, potremmo usare dei congegni zonau magari per fare il buco, perché magari quella roccia si rompe solo con i congegni zonau. Io non lo so ancora, ripeto, non ho ancora letto i vostri commenti neanche dello scorso episodio e né di due episodi fa ancora, quindi uscirà a brevissimo l'episodio 36, credo. Quindi questo dovrebbe essere il 38. E perciò ancora non lo so. Ma se io... Scusa, aspettate un attimo. Ma ho congegni razzo? No. Mi fai entrare dentro un attimo? Cioè, è già tutto aperto se rientro dentro. Perché se no ne metto uno su scudo, metto un razzo su scudo e poi torno fuori e andiamo lì sopra. Fatemi vedere se è tutto aperto, se no taglio. Ci rivediamo direttamente... Dovrebbe essere aperto, col cavolo. Sì, invece, ok, è tutto a posto. Ci siamo, ragazzi. Pronti? Via! C'è uno scrigno, eh. C'è uno scrigno. E tra l'altro lui ti apre la paravela direttamente una volta che si rompe... Una volta che finisce, diciamo, di veleggiare nell'aereo, ok? Forte sta cosa.
Carina, non devi neanche premere tu B, ti riapre direttamente la paravela. Scudo di zonanio? Uno scudo zonao interamente di zonanio è in grado di limitare il consumo di energia del consegno zonao, del congegno zonao combinato. È praticamente questo, però la versione easy. E allora togliamo questo, almeno abbiamo un po' di varietà. Varietà. Vorrei tornare anche da Castone per farmi allargare la... Non ho stallaggio? Per farmi, dicevo, allargare la borsa? Sì, quello è uno stallaggio. Comunque, noi credo... Ah, mi ha messo... Questo l'avevamo visto l'altra volta, mi sa. Qualche volta fa, almeno. Ti mette proprio i simboli nella mappa se allarghi. Ah, figata questa. Carino. Lacrima di drago 2. E lacrima del drago 1. È l'ordine giusto o è l'ordine in cui le ho accese? Purtroppo è quello corretto a prescindere, quindi è un problema. Va bene, questo era il pianoro dei lampi. Abbastanza sicuro, sì, ok. Aspettavo un temporale per tornarci e rompere la pietra che c'è lì. Quindi questo è lo stallaggio. Beh, in teoria ci rimaniamo. Io direi di passare da sopra per un semplice motivo. Perché così facendo ho la possibilità di scendere poi. Se la strada va sopra, non lo so se la strada sta più alta rispetto allo stallaggio o meno. Ma se lo fa, almeno possiamo gestirla in maniera diversa. No, credo che la strada vada... Penso che sia lo stesso. Vediamo un po', Vediamo un po', allora. No, perché quello praticamente è il sacrario dello stallaggio, quindi. A meno che non ce ne sia un altro qui vicino, e dubito. Ok. Ah, guardate un po', qui c'è un'altra di quelle colonne. Però stavolta non ho razzi. Ma tu hai una palla di neve. Perché hai una palla di neve esattamente? Per tirarla in testa a loro, credo. Che hanno altre palle di neve, tra l'altro. Tu sei loro... Visto. Ok, molto probabilmente le traveggole. Ma ho visto. Avevo visto roba qui, vi giuro. Giuro che avevo visto roba muoversi lì. Va bene. Ok, Ale, stai male? Sei stanco? Vai a letto, riposati. Forse è il caso. Oh cavolo, siamo fuori strada di brutto. Allora, fatemi capire un po' dov'è quel punto in cui la statua, in cui c'è quel blocco di pietra che dovrebbe venire fuori. Allora. Quello è il villaggio dei Rito, eh? E lì ci sono nemici o amici? Potrebbe essere un Aiga, in teoria. Spero di no. Ma potrebbe. Come queste sono uova. Sì! Prese! Yes! Usa, uccellino, che le hai depositate. Ma ne ho bisogno. Ho bisogno di cibo. No, dai, questa... Ah, la gazzetta quadrifoglia! Stavo per vederla definitivamente, la gazzetta quadrifoglia, ma ci siamo! Il ponte è stato distrutto? Allora, in via del tutto teorica, io ci sono quasi sopra a quella... roccia. Ma è nel burrone, quindi. Yeah. Allora, fatemi vedere cosa dice, ma io ho tanta voglia di buttarmi, ragazzi. Ma proprio tanta, per vedere che c'è laggiù. Proprio tanta voglia. Tu che ci fai qui? Anche tu hai da fare al Borgo dei Rito? Purtroppo al momento non ci si può andare. Dopo la pubblicazione dell'articolo sulla carenza di cibo al borgo per via della tormenta, un po' alla volta la merce ha iniziato ad arrivare. Purtroppo l'unica via d'accesso è impraticabile. Ed ora è impossibile trasportare i viveri. Non sappiamo più come fare. Il sole poi fa la sua parte. Si nasconde e fa freddo. Credo proprio che metterò sul fuoco un'altra pagina di Hyrule. Un'altra pigna. Pigna. Quelle bruciano bene, ma se bruciano troppo la fiamma mi soffia sulla frangia e me la spettina. Non molto tempo fa un tizio di nome Garl ne ha lanciata distrattamente una dentro al fuoco, ma vicino c'erano dei giornali. Il vento li ha sollevati e li ha portati fino al borgo dei Rito, dall'altra parte della valle. Non ti dico che guaio. Questo praticamente ci ha
ti ha palesemente detto come fare a passare di là. Cioè usare il fuoco in modo da alzarsi con la paravela ed andare oltre. Io però, ora come ora, vorrei davvero gettarmi. Borgo dei Rito. Perché la statua è qui. Nel sottosuolo. Ale, ho detto gettati, ma aspetta un attimo, c'è l'acqua laggiù? Sì, c'è acqua. Il buco potrebbe essere dentro anche una di queste rocce enormi, eh? Che magari vanno nel sottosuolo e si allargano. No, non è escluso. Non è escluso per niente. Che poi è un'area grande. È un'area grande e... se mettiamo la mappa verso nord... è tipo tutta qui, quell'area. È tipo grande così. Ve lo ricordate? È tipo tutta questa zona. E questa zona è proprio il Borgo dei Rito. Quindi quella statua potrebbe dire davvero di venire qui in superficie. Ah, mi piacerebbe averci preso per una volta. Mi piacerebbe davvero tanto, perché sarebbe carino. Sarebbe davvero una figata. Coperchio, non ci interessa. Un pentolone usato per cucinare, anche no. Si scioglie, vero, se ci butto uno di questi? Sì, si scioglie. Ottimo. Ah, mi avete anche detto che il punto si prende anche dormendo agli stallaggi. Grazie, grazie di cuore, ragazzi. Per non parlare di tutti gli altri commenti che mi avete lasciato e consigli che mi avete dato, grazie davvero di cuore a tutti quanti. Grazie anche per avermi ricordato dell'arena, che era una cosa che non ricordavo più del primo Breath of the Wild. E onestamente non ricordo esattamente dov'è. Mi ricordo che c'era quella specie di colosseo, però non ricordo esattamente dove. Lo ritroveremo. Sarebbe ora che mi decidessi a raccogliere un bel fascio di legna. Ho imparato la mia lezione cercando di usare una pigna di Hyrule. Per quanto sia faticoso, meglio tagliare legna. Ah, benvenuto allo stallaggio dei Rito. Come non detto, benvenuto alla gazzetta quadrifoglia. Spiacente, non lo faccio apposta, è solo una vecchia abitudine. Mi occupo solo di lavoretti occasionali, perciò se vuoi parlare con qualcuno della gazzetta quadrifoglia, chiedi pure dentro. Gazzetta? In precedenza questo era uno stallaggio, io ne ero il proprietario. Purtroppo, fra la tremenda ondata di gelo e il calo di avventori, alla fine ho dovuto vendere lo stallaggio alla gazzetta quadrifoglia. Ciononostante, siccome non ho un posto dove andare, do una mano qui. Ma non mi sono ancora impratichito, così di recente ho fatto un bel pasticcio dando fuoco a una pigna di Hyrule. Forse a causa del tempo fuori dalla norma c'è stata una crescita esplosiva delle pigne di Hyrule. Hanno una forte componente oleosa che le rende altamente combustibili. Ne ho tirata una sul fuoco e quella, beata innocenza, ha bruciato più di quanto mi aspettassi, creando un vortice. E così tutti i giornali freschi di stampa sono stati trascinati via dal vento. Se mai troverai una pigna di Hyrule, signore, ti consiglio caldamente di non gettarla mai sul fuoco. Qui praticamente ti stanno urlando, prendi una pigna di Hyrule e buttala sul fuoco. Per andare di là c'è la pigna di Hyrule, ti prego, te lo sto dicendo, ti prego. Quindi, questa è una gazzetta, non è più uno stallaggio. Non posso più richiamare i cavalli, allora. La biblioteca è temporaneamente chiusa per via dell'assenza dell'incaricata. Primula. Primula! È qui Primula? Pen, shh. La direttrice Trifoglia è impegnata a organizzare le indagini sulla principessa Zelda. Trifoglia? Se sei qui per parlare con noi della redazione, devi rivolgerti a me. Io sono l'ala destinata, l'ala destra di Trifoglia. Oggi ne becco una di parole. Ah, sei tu? Sono felice di vederti. Deve essere stato un bel viaggetto venire fin qui dal Forte Riguardia. Già. Sono sorpreso che tu sia riuscito a trovare la redazione così velocemente. Questo era il pennuto che c'era alla torre di guardia che avevamo trovato una volta. Molti episodi fa ormai. Trifoglia ha comprato questo posto imbrogliando il precedente proprietario. Dall'esterno sembra un comune stallaggio, così tutti ci ignorano. Devi essere un bravo osservatore. Che ne dici? Metto una buona parola con Trifoglia per te? Ma mi dovrebbe conoscere. Potremmo lavorare insieme per fare luce sulla verità. Chiudi il becco!
Senti un po', Pen, non ti avevo detto di fare silenzio mentre sono occupata? E poi, guarda che ho comprato questo posto in un perfetto accordo col vecchio proprietario. La vuoi smettere di dire in giro che ho truffato qualcuno? Scusami, c'è un ragazzo qui che vorrebbe diventare reporter e così... Vorrebbe lavorare con noi? Trifoglio, mi riconosci? Ora che ti guardo, mi sembri famiglia... Link! Ci ha riconosciuto, ok. Scusa, Pen, potresti lasciarci un attimo soli? Grande Trifoglia. Bellissimo. Oh. Perché non mi racconti tutta la storia? Link, puoi non crederci, ma sono la direttrice della Gazzetta Quadrifoglia. Pensavo fosse un altro personaggio, invece hanno rimesso lei, grandi. Va da sé che conosco tutte le personalità di spicco qui intorno. Inoltre, anche Pruna ci ha chiesto di cercare la principessa. Allora, dimmi cosa ti ha portato fin qui. Certo, questo gioco lo consiglierei anche a chi non ha giocato Breath of the Wild, però non aver giocato a Breath of the Wild ti toglie tanto, obiettivamente. Capisco. Quindi è per questo che studi questi fenomeni, per trovare degli indizi che ci portino alla principessa Zelda. Hai fatto benissimo a venire da noi. Sappi che abbiamo raccolto indizi sparsi per tutto il mondo. Alcuni sembrano portare a una figura che assomiglia alla principessa Zelda. Infatti stavo proprio per chiedere a Pen di andare a investigare. Vorrei anche evitare che la notizia si diffonda, per questo non ho detto nulla a Pen su di te, Link. Se ti va, perché non lo accompagni nelle ricerche? Sta giusto cercando un aiuto reporter. Non mi aspetto certo che tu faccia questo lavoro senza ricevere nulla in cambio. Dammi un secondo, devo solo prendere un piccolo incentivo dal retro. Ok? Vediamo un po' quale sarà il piccolo incentivo dal retro. Cosa hai preso? Ah! Sarà ricompensato con il completo anfibio, che permette di aggrapparsi alle pareti umide senza scivolare. Sì! Ah, se sarò soddisfatta della tua collaborazione con Pen, il completo sarà tutto tuo. Niente male, eh? Beh, non puoi non accettare. Pen, puoi rientrare adesso. Cavolo. Quindi non c'è solamente la cottura delle rane per scalare le pareti bagnate, c'è anche il completo. A partire da oggi questo ragazzo sarà il tuo aiuto reporter. Beh, se la direttrice Trifoglia in persona ti considera degno, allora non mi ero sbagliato sul tuo conto. Allora, Pen, innanzitutto dovrete andare a raccogliere informazioni negli stallaggi. Sono luoghi che pullulano di gente e quindi sono anche ricchi di informazioni. Mettetevi al lavoro. Ok. Posso prenderla direttamente? Allora, che te ne pare del completo anfibio? In fondo, come si fa a non desiderarlo? Permette di aggrapparsi alle superfici umide senza scivolare. Sembra fatto apposta per le indagini sul campo, non trovi? Se collaborerai con Pen e indagherai a fondo su tutte le voci riguardanti la principessa Zelda, ti darò il completo anfibio, un pezzo alla volta, in base ai tuoi traguardi. Mi raccomando, setaccia tutti gli stallaggi che trovi. Dove c'è gente, ci sono informazioni. Ok, ma al momento vorrei fare un'altra cosa. Al momento ho un'altra idea. E la mia idea è andare oltre. Dovrei avere una pigna di Hyrule, quindi proviamo. Perché dovrei averla la pigna, no? Ghianda... No, ma la pigna, pigna di Hyrule. Guardate quante ne ho, quindi... Vai! Mamma mia! Ci sono stato troppo poco dentro al vortice. No, non doveva andare così. Non doveva andare così tutto questo. Lo so, potrei fare un fuoco qui e riusare un'altra pigna, lo so ragazzi, sto semplicemente cercando per vedere se c'è qualche ingresso qua sotto, che magari mi era sfuggito, vedete, in tutte queste insenature, poteva essermi sfuggito obiettivamente. Ok, quindi, legna, ne ho abbastanza, l'appoggiamo qui, perfetto, gli diamo fuoco con una pietra, dovrei averla, esatto, pietra focaia. Non con questo, Ale. Questa è una buona idea. Cambiala subito. Perfetto. Poi. Pigna.
E vai. Link. Non ci credo, c'è questo coso. Mica ci riesco. Ok, va bene, non ho voglia di sprecare strumenti, quindi tornerò al sacrario. Ok, andiamo decisamente alti, ragazzi. Decisamente alti. Io sono partito forse un po' troppo presto. Credo di passare oltre, credo di arrivarci dall'altra parte. Eravamo abbastanza vicini e andiamo molto, molto veloci. Ho fatto praticamente quello che avrei dovuto fare lì. E da qui possiamo vedere anche un po' in alto se c'è qualcosa, magari. Qualche strapiombo, qualcosa del genere che va oltre. Tra l'altro potevamo fare anche il passaggio lungo, forse? Non lo so. Vediamo, che intanto siamo al Borgo dei Rito. Ah, questo laghetto me lo ricordo. Ah, ma quindi... si può rompere. Anche saltandoci sopra il ghiaccio. Ah, carina sta cosa. Ok. Sì, ragazzi, sto rompendo tutte queste cose perché non mi fido. Per niente, eh. Pure io. Io sono certo che... che sia qui. Che ci sia un qualcosa che ci manda giù. Io... allora. No, non vedo niente in questa zona. Però ci sono pigne e direi che è il caso di prenderle. Questa cosa mi sarà utilissima anche per esplorazioni future, perché come funziona qui funziona anche dalle altre parti, il vortice. Cioè non è che funziona solo a Ebra. Questo trucchetto lo potete usare ovunque. Quindi è una cosa estremamente importante da utilizzare. Questo è uno scrigno. Ah, ma non resistete ancora. Non volare di sotto. Grazie. Maledetto. Sì, 5 frecce. Che per me sono oro colato. Ne avevo più una. Grandi. Questo è ottimo, tutto questo. È ottimo, ottimissimo. C'è uno di quei cosi tipo ghiaccio che si sciolgono. Ora, il dubbio è... ci sarà qualcosa all'interno? Allora, fatemi provare un po' con questo prima. Ma... prendiamo... devo stare attento, non ne ho più tanta. Cioè, ancora ne ho abbastanza, però non troppa. Ma se tipo, io faccio così, no? Funziona. Certo che funziona. Alla grande. Risparmiamo una pietra focaia. Bene. Rupia viola. Urca. E questi sono pezzetti. Va bene. Sopra c'è qualcosa? No. L'ho vista, la pigna, ma quella rimane lì. Guardate voi. Chissà se... io non mi fido di questi cosi. Questi specie di laghetti, no? Perché uno di questi laghetti, prima o poi, potrebbe contenere un qualcosa che ci manda giù. È per quello che li sto rompendo tutti quelli che vedo. Che bello però, eh. Il Borgo dei Rito così è bellissimo. Sarà mica là. Da sopra. E scendiamo giù. È piatto sopra, per quello lo dicevo. Non c'è più nessuno al Borgo dei Rito, è proprio vuoto tutto. Guardate, sentite che, a parte la musica, che bellissima, che pace. Perfetto. Meglio di così non poteva andare. Quindi, 8, ne ho 2. Porta vigore. Yes, vai.
benissimo. Meglio di così non poteva essere questa cosa. È perfetta, perfetta. Mamma mia, che spettacolo. Link, enti guardare così, dai, su. Sei figo, lo sappiamo, però anche meno, dai, su, porta vigore. Ok. E ora può andare bene, quindi ora vorrei un cuore. Sì. Ok, ora facciamo, iniziamo a intervallare uno e uno, vigore, cuore, vigore, cuore, vigore, cuore. Peccato non poter mandare avanti questa cosa. Però è bella, dai, da vedere. Ecco, ma allora ci sono i rito. Bene, non ci avevo fatto caso prima, scusatemi. Un prezioso oggetto che ripristina l'energia, lo sappiamo. Perfetto. Allora, facciamo una cosa. Per questo episodio di The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, noi ci salutiamo qui. Nel prossimo andremo a parlare con i rito e scopriremo un po' che ci devono dire. Tra l'altro siamo parecchio nella neve qui. Mamma mia, se siamo profondi nella neve. Potrebbe esserci davvero qualcosa lassù, sapete? Lo scopriremo, lo scopriremo, lo scopriremo. Allora, dicevo, per questo episodio di Tears of the Kingdom ci salutiamo qui. Vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video. Se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social. Ovviamente, se vi va, se vi fa piacere, così mi date una mano a crescere come canale. E noi ci vediamo alla prossima. Il nostro linkuccio. Guardate qui quanto è sgargiante il nostro linkuccio. Grande lui. Alla prossima.